Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e in questo video vi mostro come ho realizzato questo sapone shampoo all'ortica. Per prima cosa ho fatto un decotto lasciando in infusione questa polvere di ortica che si trova in erboristeria. Poi ho usato questo decotto per la preparazione della soluzione caustica al posto dell'acqua. Per dare questa pratica forma tonda al sapone, ho utilizzato questo famoso tubo per patatine che si trova ovunque. Ma attenzione perché il fondo è in alluminio e va tolto. Ma vediamo gli ingredienti e la preparazione. In un pentolino versiamo un cucchiaio abbondante di ortica in polvere e 250 ml di acqua. Mescoliamo ed accendiamo il fuoco. Al bollore spegniamo il fuoco e lasciamo in infusione fino al completo raffreddamento. Nel frattempo prepariamo il contenitore dove andremo a versare il sapone. Se alla base è di alluminio, dovremo tagliarla e costruire un nuovo tappo usando della pellicola per alimenti ed il coperchio. Facciamo attenzione a foderare bene perché il sapone appena colato potrebbe fuoriuscire. In un contenitore versiamo 300 g di olio d'oliva, 200 g di olio di cocco, 50 g di olio di ricino e 50 g di olio di riso. Prepariamo la soluzione caustica, quindi è importantissimo indossare occhiali e guanti da lavoro. Con una bilancia da cucina pesiamo 87 g di soda caustica. E 180 g di decotto che inseriamo senza filtrare perché la polvere di ortica rimane sul fondo del pentolino. Versiamo la soda nel decotto e mescoliamo fino al completo scioglimento. Versiamo la soluzione caustica ancora molto calda negli oli e mescoliamo fino a quando il calore della soluzione caustica non scioglie completamente l'olio di cocco. Quando è tutto completamente sciolto, iniziamo a frullare con un mixer. Al raggiungimento di un nastro leggero, aggiungiamo una fragranza o degli oli essenziali. Molto indicati in questo sapone sono gli oli essenziali di limone e lavanda, che oltre ad avere proprietà purificanti e lenitive, insieme danno un profumo veramente fresco e piacevole. Versiamo il sapone nello stampo e lasciamo solidificare per circa 24 ore senza coprire e senza muovere, per non rischiare che il peso del sapone possa aprire il barattolo sul fondo. Se il sapone è completamente solido, possiamo tirarlo fuori dallo stampo.
da cucina possiamo tagliare il sapone a fette dell'altezza di circa 3 cm. Se vogliamo rendere più particolare il nostro sapone shampoo, possiamo timbrarlo con un timbro leggermente oleato. Il nostro sapone shampoo è pronto per la stagionatura che dovrà durare 40 giorni. L'ortica è stata da sempre usata per la cura dei capelli e del cuoio capelluto per le proprietà seboregolatrici e purificanti. Questo shampoo va bene per tutti i tipi di capelli, ma è indicato particolarmente per i capelli grassi e con forfora. Per migliorarne l'efficacia e rendere i capelli più lucidi e brillanti, possiamo usare un antico rimedio della nonna, cioè far seguire al lavaggio con sapone un risciacquo acido fatto con acqua e aceto di mele. Spero che il video possa esservi utile. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e condividete. A presto!